Facciamo voce che facciamo prima. Oramai siamo sempre in contatto con dei dati, dati di tipi diversi che ci arrivano da tutte le parti. Quindi dobbiamo essere in grado non solo di capirli, interpretarli, ma poi anche comunicare eventualmente i risultati, le conclusioni che possiamo tirar fuori dai dati iniziali. La forma migliore che abbiamo di comunicare dei contenuti e dei risultati è il modo visuale. Tendenzialmente, diciamo, l'occhio, il cervello registra meglio i contenuti visivi che quelli testuali. Esistono delle tecniche di visualizzazione dati che permettono di rendere molto più efficace la comunicazione di certi risultati e riescono a dare supporto al messaggio che si vuole trasmettere. Quindi cosa dobbiamo tenere in considerazione per comunicare i dati in modo efficace? Uno dei primi punti sarebbe conoscere molto bene il tuo target, capire chi è che deve ricevere questa informazione, quindi a seconda del livello di formazione e dell'età di queste persone riuscirai poi ad impostare i tuoi dati e sceglierai anche magari delle modalità di condivisione dell'informazione che siano più adatte. Il secondo punto è il tipo di grafico da utilizzare. Tipo di grafico è una scelta che si deve fare in funzione del tipo di dati che abbiamo, ma anche il risultato che vogliamo trasmettere. Quindi, ad esempio, se vogliamo far vedere delle correlazioni o delle tendenze su dati numerici, andremo su un grafico di tipo a dispersione o a linea. Mentre se abbiamo dei dati che non sono necessariamente numerici, possiamo utilizzare delle tabelle che possono essere di tipo descrittivo o anche di confronto fra due categorie diverse. Poi abbiamo dei grafici a torta che ci permettono di vedere le proporzioni fra diverse categorie e in modo, diciamo, analogo abbiamo anche i grafici a barre che sono un modo in cui possiamo confrontare categorie diverse e poi in tutti questi grafici possiamo eventualmente aggiungere altre informazioni riferite ad esempio agli errori, alle accuratezze in funzione di nuovo del tipo di pubblico, del tipo di informazione tecnica che vogliamo trasmettere. Il terzo punto riguarda il design. In modo contrario a quello che si fa quando abbiamo dei contenuti visuali, ad esempio flyer, campagne di marketing, quando vogliamo far vedere in un'infografia un grafico con dei numeri, dei risultati numerici complessi, vogliamo cercare di essere il più semplice possibile, quindi evitiamo delle combinazioni di colori particolari, cerchiamo magari di andare su una scala di grigi o comunque bianco e nero e magari utilizziamo solo degli spunti di colori molto precisi per evidenziare il dato più importante o il risultato più importante. E poi un'altra cosa che dobbiamo tenere in considerazione è evitare di utilizzare ad esempio dei loghi e dei testi che siano superflui e che distraggano l'attenzione di quello che è il grafico, il dato che vogliamo far vedere e sul quale vogliamo focalizzare l'attenzione dell'utente. La mia ultima raccomandazione è pensa all'utente, quindi cerchiamo sempre di minimizzare lo sforzo che la persona deve fare per comprendere questa informazione. Questo vuol dire che ad esempio dobbiamo considerare il senso di lettura, quindi cerchiamo di costruire la nostra infografia, il nostro grafico, considerando che la persona leggerà da sinistra verso destra, comunque ci sarà poi una gerarchia dall'alto verso il basso rispetto alle informazioni più importanti e quindi la presenza di testi, leggenda, tutte altre informazioni che possono aiutare a migliorare la comprensione devono essere molto chiare e anche leggibili. Quindi adesso ti chiederai come faccio a creare questi contenuti utilizzando la visualizzazione dati. Ci sono tanti strumenti diversi, ma diciamo che se segui comunque queste raccomandazioni potresti crearti anche dei grafici molto efficaci utilizzando i software di foglio di calcolo che siano comunque standard, ad esempio Excel o LibreOffice, e anche questi software di presentazioni. Se invece vuoi andare su magari qualche strumento un pochino più specializzato, più adatto alla creazione ad esempio di infografie, di contenuti un pochino più complessi, fra gli strumenti gratuiti c'è ad esempio Google Charts o Google Data Studio. Invece ci sono altri strumenti a pagamento che però hanno dei trial gratuiti come ad esempio Tableau, Sprout Social o Vengage.
Quindi adesso direi che comunque hai abbastanza strumenti per iniziare a sperimentare utilizzando tutte queste strategie di visualizzazione dati poi in modo efficiente.